Cari amici, pace e bene. Per le letture francescane abbiamo anche oggi alcune pagine, alcuni episodi tratti dalla compilazione di Assisi, cosiddetta, quella che una volta era chiamata la Leggenda Perugina. È un testo, una fonte molto apprezzata soprattutto dagli studiosi perché gli autori di questo testo sono alcuni dei primi compagni di San Francesco, come per esempio Frate Angelo, Frate Leone, eccetera. Una fonte che è stata riscoperta nel 1229, o meglio, che è stata scritta nel 1229 ed è stata riscoperta negli anni recenti. Quindi allora vediamo alcuni episodi. Per esempio questo che troviamo al numero 107, contro l'ozioso ciarlare. Il Santissimo Padre nostro San Francesco, al tempo in cui dimorava presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, per combattere il vizio dell'oziosità, ogni giorno dopo il pasto era solito attendere a qualche lavoro insieme ai suoi frati, nel timore che il bene guadagnato con l'aiuto del Signore durante l'orazione lui e tutti loro non avessero a perderlo dopo l'orazione a causa delle parole inutili e oziose. Una volta, per evitare il peccato delle parole oziose e inutili, ordinò e comandò fermamente che i frati osservassero questa disposizione. Se qualche frate nei tempi di pausa o nel lavorare con gli altri avrà pronunziato qualche parola oziosa o inutile, sia tenuto a recitare una volta il Padre nostro, lodando Dio in principio e in fine dell'orazione, con in più questa clausola: se in seguito, consapevole del suo sbaglio, se ne sarà spontaneamente accusato, dica per il bene della propria anima il Padre nostro insieme con le lodi di Dio, come detto sopra. Se invece è stato rimproverato prima da qualche fratello, sia tenuto a recitare il Padre nostro nel modo suddetto per l'anima di quel fratello che lo redarguisce. Se poi rimproverato, con qualche scusa avrà omesso di dire il Padre nostro, sia tenuto allo stesso modo a dirlo due volte per l'anima del fratello che lo ha ripreso, e per testimonianza del quale o di altro frate risulti certo che egli ha pronunciato parole oziose. E queste lodi di Dio, come si è detto al principio e alla fine del Pater, le dica con voce così alta e manifesta da essere compreso chiaramente da tutti i frati presenti. E costoro, finché egli abbia detto questo, tacciano e ascolti. Se infine uno di loro, contro queste disposizioni, avrà sottaciuto la colpa dell'altro, sia tenuto allo stesso modo a recitare lui un Padre nostro insieme con le laudi del Signore per l'anima di quel fratello che ha parlato. E ogni frate che, entrando in una celletta o in casa o in altro luogo, incontri in quel luogo o altrove uno o più frati, sia sempre tenuto a lodare e benedire con amore il Signore. Il Padre Santissimo aveva l'abitudine di recitare sempre queste laudi del Signore e con ardentissima volontà e desiderio voleva che anche gli altri frati fossero solleciti a dirle con devozione. Ovviamente altri tempi, questi, la preghiera che diventa quasi una punizione, ma comunque, ripeto, i tempi sono cambiati. Certamente l'insegnamento è sempre valido, bisogna evitare l'ozio e le parole inutili. San Francesco, come risaputo, aveva anche una particolare predilezione per la Francia e questa è la ragione, la ritroviamo qui in queste pagine che ora leggiamo. Al tempo di quel capitolo celebrato nello stesso luogo nel quale i frati per la prima volta furono inviati in alcune terre d'oltremare, dopo la conclusione del capitolo, il beato Francesco, rimasto con alcuni frati, disse loro: fratelli carissimi, bisogna che io sia modello ed esempio a tutti i frati. Se dunque ho mandato loro in regioni lontane a sopportare travagli, umiliazioni, fame e altre innumerevoli avversità, è giusto e a me sembra cosa buona che vada io pure in qualche lontana provincia affinché i fratelli sappiano affrontare più pazientemente necessità e tribolazioni quando sentono che io sopporto le stesse traversie. E disse loro: andate dunque e pregate il Signore affinché mi conceda di scegliere quella regione che torni maggiormente a sua lode, a salvezza delle anime e a buon esempio per la nostra religione.
Era infatti abitudine del Santissimo Padre non solo quando andava a predicare in qualche terra lontana, ma anche quando si recava in province vicine, di pregare il Signore, di mandare dei fratelli a pregare affinché il Signore guidasse il suo cuore a dirigersi là dove più piacesse a Lui. Quei frati dunque si ritirarono a pregare e, finita l'orazione, tornarono a Lui che disse loro: «In nome del Signore nostro Gesù Cristo e della gloriosa Vergine sua Madre e di tutti i Santi, scelgo la provincia di Francia nella quale vive gente cattolica, soprattutto perché i francesi, fra gli altri cattolici, mostrano grande riverenza al corpo di Cristo, cosa a me gratissima, e quindi mi troverò ben felice in mezzo a loro». Ecco dunque la ragione per la quale sceglie di recarsi in Francia. La ragione, abbiamo sentito, è l'amore di questo paese all'epoca per l'Eucaristia. E dunque così ardente riverenza e devozione nutriva infatti il Beato Francesco per il corpo di Cristo da volere che si scrivesse nella regola che i frati nelle province in cui dimoravano avessero cura e zelo grande per questo sacramento e ammonissero ed esortassero i chierici e i sacerdoti a conservare il corpo di Cristo in luogo adatto e decoroso. E qualora quelli si mostrassero negligenti, voleva che vi sopperissero i frati. Una volta addirittura volle mandare alcuni frati con delle pissidi per tutte le province affinché dovunque trovassero il corpo del Signore riposto in modo sconveniente lo collocassero con onore in quelle pissidi. E anche volle mandare altri frati per tutte le regioni con molti e buoni ferri da ostie per fare delle particole belle e monde. Inoltre, mosso dalla riverenza del Santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù Cristo, fu sua volontà di far mettere nella regola che dovunque i frati trovassero i nomi del Signore e quelle parole scritte per mezzo delle quali si compie il Santissimo Sacramento, non custodite bene o giacenti dispersi indecorosamente in qualche luogo, le raccogliessero e le riponessero in luogo decoroso, onorando il Signore nelle parole da Lui pronunziate. E sebbene non scrivesse queste prescrizioni nella regola, perché i ministri non vedevano di buon occhio che se ne facesse ai frati un precetto, tuttavia il Santo Padre nel suo testamento e in altri suoi scritti volle lasciare ai frati la sua volontà sull'argomento. Dopo aver scelto i frati che intendeva condurre con sé, il Beato Francesco disse loro: «Nel nome del Signore andate via due a due con atteggiamento conveniente, e soprattutto osservando il silenzio dal mattino fino all'ora terza, pregando il Signore nei vostri cuori. Parole oziose e inutili nemmeno siano nominate tra voi. Pur essendo in cammino, il vostro comportamento sia così dignitoso come se foste in un romitorio o in una cella. Infatti, dovunque siamo e andiamo, noi abbiamo la cella con noi. Fratello Corpo è la nostra cella, e l'anima è l'eremita che vi abita dentro per pregare il Signore e meditare su di Lui. Perciò, se l'anima non rimane in tranquillità e solitudine nella sua cella, di ben poco giovamento è per il religioso quella fabbricata con le mani». Ecco dunque un altro prezioso insegnamento che ci viene dal Serafico Padre, cioè che noi siamo chiamati ad essere la cella in cui soggiorna lo Spirito di Dio, ed è quello che naturalmente chiediamo anche per noi. Pace e bene a tutti.